L'ho sognato spesso. Ah, rieccoti. Hai fatto progressi con questo urlo necessario a sconfiggere Alduin? Ah, davvero? Un rompicapo interessante. Non come quelli che trovi dal libraio di paese. Fammi pensare. Forse l'Accademia di Winterhold. Tutto il sapere di Skyrim è raccolto là. Uno dei maghi lì presenti potrebbe metterti sulle tracce di questa antica pergamena. Prova dai maghi dell'Accademia di Winterhold. Hanno un grande interesse per le materie arcane. Non hai prestato attenzione a ciò che ho detto. Solo tu puoi sconfiggere Alduin e scongiurare la fine del mondo. Se riuscissimo a scoprire che cos'è questo urlo squarcio del drago, potresti avere una possibilità. Oppure no, le profezie non garantiscono nulla, danno solo una speranza. La fortuna è dalla tua parte. C'è una benedizione che le Blade utilizzavano alla vigilia di una battaglia. Serve a preparare la mente allo scontro con i draghi. Non credo che l'effetto della benedizione duri a lungo. Perciò quando stai per entrare in azione, avvertimi e io effettuerò i riti necessari. Che le scaglie dei draghi possano scheggiarsi sotto le tue frecce e spezzarsi sotto il peso della tua spada. È tutto, sangue di drago. Buona fortuna. Poi balenò un lampo. Hai bisogno di qualcosa? Nel punto in cui le nuvole fare a modo loro significa starsene seduti sulla montagna a parlare al cielo o qualunque cosa facciano lassù. I Barbagrigia hanno talmente paura del potere che non lo usano. Pensaci, hanno tentato di fermare la guerra civile o sono intervenuti contro Alduin? No, e loro ti temono, hanno paura del tuo potere. Fidati di me, non c'è nulla da temere. Pensa a Tiber Septim. Credi che avrebbe fondato l'impero se avesse dato ascolto ai Barbagrigia? I Talmor ci hanno dato la caccia, ricordi? Non è stato un incentivo ai reclutamenti. Ma ora abbiamo una specie di base. Ricostituiremo le Blade un giorno. Grazie. Poi venne di nuovo. Questa volta più netto, più vicino. Due mani e tu le usi entrambe per... Posso vendere di tutto se c'è da guadagnarci. Ricordati, va bene. Attraversi il ponte a tuo rischio e pericolo. La via è pericolosa e il cancello non si aprirà. Non riuscirai ad entrare. Oh, scusami. Molti di quelli che giungono qui hanno già sentito parlare dell'Accademia. Questa è l'Accademia di Winterhold, porto sicuro per i maghi di Skyrim, un luogo di saggezza e di arcane conoscenze. Sono qui per aiutare chi è in cerca della conoscenza dell'Accademia. Se nel frattempo la mia presenza scoraggia potenziali malintenzionati, tanto meglio. La vera domanda però è: perché tu sei qui? Forse. Ma posso sapere cosa ti aspetti di trovarci? Da
Davvero? Risponde a verità il fatto che qui vivano persone che hanno trascorso lunghi anni studiando la saggezza delle pergamene. Ma ciò che cerchi non si ottiene facilmente e può distruggere le persone dotate di una volontà debole. Sembra che l'Accademia possa offrirti ciò che cerchi. Ora la domanda è: cosa puoi offrire tu all'Accademia? Non tutti possono entrare. Coloro che desiderano farlo devono mostrare un certo livello di capacità magiche. Una piccola prova, se accetti di affrontarla. No, temo di non condividere questa tua idea. Il sangue di drago. Non abbiamo più contatti con i Barbagrigia da moltissimo tempo. Tu hai veramente la voce. Mi piacerebbe molto ascoltarla. Salve, ti do il benvenuto all'Accademia di Winterhold. È stato un piacere. Se è vero che tu possiedi la voce, ti dispiacerebbe mostrarmi qualcosa? Non ho mai avuto l'occasione di ascoltarla di persona. Per cui le notizie erano vere. Sei un sangue di drago. Solitamente dovresti dimostrare una qualche capacità in una delle scuole della magia, ma tu, penso che possiamo entrambi imparare molto confrontandoci. Sarai un prezioso elemento per l'Accademia. Ti do il benvenuto, apprendista. Ti guiderò oltre il ponte. Quando sarai all'interno, dovrai andare a parlare con Mirabel Irvine, il nostro maestro. Seguimi. Devo chiederti di smetterla. Quelle urla stanno facendo innervosire la gente. Bene, sono contento che la faccenda si sia risolta. L'Accademia è importante per Skyrim, anche se spesso viene disprezzata o ignorata. Spero di essere stata chiara. Certo. Ti do il benvenuto all'Accademia. Un nuovo studente. Ultimamente siete sempre di più. Bene, per prima cosa ti serviranno questi. Non hai l'obbligo di indossarli, ma potrebbero farti sentire più a tuo agio che gli abiti che indossi ora. Faremo un rapido giro e poi inizierai la tua prima lezione. Te la senti? Benissimo. Seguimi e non andartene in giro, per favore. L'Accademia di Winterhold a Skyrim è un'istituzione millenaria. Un altro nuovo apprendista. Il fiore all'occhiello è la sala degli elementi. Sei di quelli che pensano di essere qui per cambiare il mondo. O la tua persona è tutto ciò di cui ti curi. L'Arcaneum si trova sopra. Ti assicuro che ti osserverò molto attentamente. Osserverò tutti. Sebbene tecnicamente sia il responsabile dell'Accademia, l'Arcimago è spesso molto. Ora che tra il dominio e l'impero c'è la pace, dobbiamo solo aiutare Skyrim. Ora
se vuoi seguire. Guidare la sua gente in questo periodo di transizione. Purtroppo siamo stati per aiutarli a costruire un futuro migliore. Di ammissione, a causa di problemi. Sono uno dei consiglieri dell'Arcimago. Non prevediamo risposte. I Talmor desiderano favorire le relazioni con la vostra accademia. Sono a disposizione dell'Arcimago se ha bisogno di un consiglio. Forse non spesso quanto dovrebbe. Credo che con il tempo imparerà a fidarsi di più. Ho molte cose importanti a cui pensare. Le tue preoccupazioni non sono tra queste. È davvero indispensabile che parliamo.